Buonasera. Ecco. Salve, buonasera. So che lei è in Cina, quindi insomma... Così... No, sono in Thailandia. Ah, meglio ancora, insomma. Comunque, meglio. Qui sono le 4 meno un quarto, da lei... Qui sono le 10 meno un quarto. Ecco, quindi insomma, l'orario è quello che è. Senta, sì. Forchieri, approfittiamo di lei 5 minuti, perché voglio dire, con Cristiano Ruglio che è qui... Salve. Salve. Piacere di sentirci telefonicamente, ci siamo sentiti varie volte sui social, condividendo più o meno le stesse posizioni in tempi non sospetti. Ecco. No, ossia, chi è lei? Chi è lei? Ruglio. Ecco. Ah, Ruglio, ma è famosissimo! Sì. Ruglio in persona! Ma anche in Thailandia, fantastico. Forse! Fantastico! Hai capito? Doveva andare in Thailandia per parlare con Ruglio, non so se si rende conto. Ruglio, vabbè, fantastico, certo! Il mitico Ruglio, perché ormai, capito, ormai c'è tutta una galleria di personaggi che io conosco solo via Campopiano, mi conosco, capito? Però non... Fantastico. Ecco, mi fa piacere il suo entusiasmo. Ah, non mi abbini a Campopiano, però, Forchieri. No, ma ho capito. Ma all'inizio, capito, è un Disneyland, capito? Senta, se lei è un personaggio molto anche divertente, oltre che essere un personaggio molto informato e un professionista, quindi ci fa doppiamente piacere chiacchierare con lei. Dunque, per chi invece, a differenza sua, mia e di Ruglio, io sono Ravezzani invece, non ha seguito passo passo. Sì, lei su Twitter ha quella foto che è impressionante. Sì, le piace. Direttore, no, ma fa paura. Capito? Nessuno pensa a un troll, cioè, provi a immaginare. Ma è un autoscatto. Ha detto in il direttore, voglio dire. È un autoscatto, cioè era questa macaca, perché è una femmina oltretutto, e sì, che ha fatto un autoscatto, lui si scandalizza, la macaca ha fatto un autoscatto, io l'ho trovato molto divertente e pensavo che mi rappresentasse al meglio. Detto questo, ecco, questa è la mia foto, lo dico a beneficio di chi, ecco, di chi sta seguendo e dice, ma di cosa sta parlando? Carino di aver messo la foto. Mi sembra, mi riconosco molto nella foto. Senta, invece, venendo argomenti di grande attualità, noi leggevamo poc'anzi quello che ha detto il vice governatore della banca, adesso vale a capire questi qui, il vice governatore della banca popolare cinese, Pang Gongsheng, che ha detto sostanzialmente ci siamo rotti le scatole di vedere gente che porta capitali all'estero dalla Cina per operazioni poco chiare. Lei è stato dall'inizio molto molto scettico su questa vicenda Milan. Poi ho letto, siccome la seguo anche io, perché insomma cerco di tenermi aggiornato, ho visto che alla fine un po' ha corretto il tiro, ma forse sbaglio io. Cioè, prima lei diceva proprio un'operazione che non ha senso, adesso dice forse poteva anche avere senso, ma il tempo l'ha resa ormai obsoleta. Cosa ne pensa in questo momento? Ma no, io guardi, non ho mai pensato che avrebbe avuto molto senso, perché io parlavo con gli investitori verso cui si rivolgeva Yang Gong Li per raccogliere i soldi, e quindi questi mi dicevano la storia che lui raccontava e come avrebbe prodotto un utile per loro. E quindi il meccanismo sarebbe stato attraverso la quotazione del Milan alla borsa o di Shanghai o di Shenzhen, poca differenza. No, Shanghai, perché attraverso un reverse IPO. Un reverse IPO è quando lei ha una scatola quotata, vuota, prende il Milan, prende la società che possiede il Milan, in questo caso SS, la fonde e automaticamente diventa quotata. Però non è che le cose siano così automatiche in Cina, perché molti, anche per fare un reverse IPO c'è un'ispezione molto 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 pesante, per cui, capito, non è facile portare una squadra di calcio che perde
alla borsa cinese con tutti gli scandali che ci sono stati, con la fama di questo signor lì non sarebbe stato facile, per cui io ho sempre avuto qualche perplessità che si potesse portare a termine un'operazione. Poi altre perplessità derivavano dal fatto che citavano questi coinvestitori che erano società parastatali, che è impossibile che una società parastatale sia, possa essere autorizzata a investire in squadra di calcio. Ma è impossibile, perché si immagini lei, se direttamente o indirettamente il governo cinese investe in una squadra di calcio, se vince, dicono bella squerta, con tutti i soldi che hai sei facile da vincere, se perde prende un sacco di pernacchie, per cui cioè, se lei è un politico cinese la prima cosa che dice che facciano i privati, ma soldi pubblici mai. Quindi la storia di Aishai e compagnia, tutte le altre robe, cioè sapevo che non potevano essere. Ma mi poi tutte sti... Sì, prego. No, ecco, volevo chiedere questo intanto, perché è molto interessante quello che ci sta dicendo, e mi scuserà se io, che sono molto meno esperto di finanza di lei, anzi non sono per niente esperto, le faccio delle domande molto terra a terra. Intanto queste cose sulla l'impossibilità dell'intervento diretto del governo cinese, Alberto Forchieri le dice da luglio, sì, tempi... adesso l'hanno capito tutti. Ecco, però il motore di questo Yongong Li, cioè questo Yongong Li, mi pare di capire che lei ci stia dicendo, fa l'operazione senza avere la copertura a solo i primi 100 milioni e ritiene nel giro di 2 o 3 mesi di trovare una serie di entità finanziarie non statali, private, cinesi, ai quali dice tu dammi 100 milioni. Poi andiamo in borsa, lo facciamo quotare in borsa e il Milan varrà il doppio nel giro di un anno. Il triplo. Ecco. Sì, esatto. E lui non ha trovato quelli che gli hanno creduto? Esatto. Ma i 200 milioni che ha messo, dove li ha presi? Ah no, lui è uno che vale 600 milioni, eh? E uno? È uno che vale 600 milioni lui. Ah. Vale 600. Sì, no, diciamo, socialmente non è al top della scala, ma sotto l'aspetto finanziario i soldini ce li ha. Ok. Però okay. Sarebbero quelli con cui compra il Milan, rimarrebbe senza un euro poi, diciamo. Sì, no, non è inconcepibile che una persona che... a 600 milioni li metta tutti in una squadra di calcio, capito? No, no. Ma anche 200 certo. Per poi non prendere la squadra di calcio è strano, no? No, ma sa, guardi, allora fare un'operazione, pagare una caparra, poi dopo andare a raccogliere i soldi, si chiamano club deal, queste cose qui si fanno al mondo, non è che non si facciano, capito? Si fanno, non c'è niente di male. E questa è un'operazione che non è una cordata, perché quando si diceva cordata, una cordata presuppone che tutti i soggetti si siano messi d'accordo, abbiano versato i soldi, abbiano i loro patti parasociali e questa è la somma. Quindi non è mai stata una cordata. È stato lui e quell'altro suo socio, Ali più sfigato, che hanno detto abbiamo sta roba. Tutti vogliono il calcio, avevano dei buoni rapporti col governo del Fujian, no? Ma hanno ottenuto un po' di supporto lì su Fujian che gli ha permesso di portare fuori i primi 100 milioni, perché allora il permesso era a livello provinciale, non a livello Pechino. Fino a $1 miliardo poteva decidere il governo. Quindi a buon 1.100, poi dopo è andato in, si chiama in fundraising, però la gente lì i soldi a loro gli era dati, insomma, capito? Anche perché per andare a raccogliere i soldi uno deve avere una faccia nota, deve avere la faccia di uno che ha sempre fatto fare i soldi agli altri, che non ha mai successo niente, insomma servono certi requisiti, infatti
le persone con cui ho parlato hanno ascoltato molto perplessi questa storia della quotazione, e poi quando mi chiamavano avevano già deciso loro, ecco. Ecco, ma secondo lei lui adesso cosa fa? Nel senso che stiamo aspettando ancora per l'ennesimo rinvio se arrivano altri 300 milioni per procrastinare di un altro mese, oppure proverà a farsi dare i soldi indietro? Ma guardi, questi qua, allora, entrare nella testa di questi qui è difficilissimo, perché ragionano veramente in modo diverso. Hanno una propensione a rischio elevatissima, sono grandi scommettitori, questa è stata una grande scommessa, questa è gente che un giorno ne perde 100, il giorno dopo ne guadagna 400, senza fare bene, ossia. Allora, lui a gennaio, quando era in Cina, erano entrambi molto tranquilli e giuravano sul fatto che avrebbero avuto la caparra indietro. Poi non so se da allora a oggi gli avvocati, io non so neanche come sta. Contratto. A me invece mi hanno detto che la caparra è molto blindata. Io non so se poi in questo periodo gli avvocati gli hanno spiegato che così facile non è. Secondo me lui si sta guadagnando tempo, perché sta cercando di capire se lo può rivendere a chi. Quindi febbrilmente chiama in giro, sente in giro per capire se c'è modo di comprare e rivenderlo. Parlando con gli avvocati per capire se può farsi dare indietro la caparra, perché se lui non trova qualcuno, se non scioglie questi nodi, il Milan sono 520, poi ci sono cash, poi sono 220 milioni di debiti da garantire, e le banche italiane non hanno avuto nessuno, che sono in capo a banche italiane, immagino garantiti da Fininvest, e le banche italiane non hanno avuto nessuna richiesta di spostare le garanzie, quindi sono ancora lì che siedono tranquillamente su Fininvest. Sono 520 più 220 fa 740, più 60 sono le perdite quest'anno, fa 800, più si favoleggia 150 per la campagna acquisti, e poi voglio dire, quanti soldi ci vogliono? Ecco, quindi diciamo, se dovessimo fare il quadro a oggi, se ho ben capito, mi corregga se sbaglio, poi non voglio abusare troppo della sua gentilezza, il quadro dovrebbe essere questo. Questo Yongong Li fa una scommessa convinto di trovare dei soldi per poter quotare il Milan in borsa e farne un affare finanziario. Con il passare dei mesi non riesce a trovare il sostegno che pensava, forse anche perché il governo cinese dimostra una certa stretta, e forse anche perché il suo profilo non è così rassicurante. A questo punto si trova esposto e o riesce a rivendere la sua quota o rischia di perdere tutti i soldi. Così è. Ecco, ma le faccio quest'ultima domanda, dottor Forchielli. Io ho letto con stupore questo articolo sul Corriere della Sera che diceva che Yongong Li aveva un passato con due truffe. Poi non ne ha più parlato nessuno e mi ha stupito anche questo. Ma a lei si sapeva fin dal primo giorno, perché qui sta, voglio dire, la stampa italiana è una monnezza. Io ho letto articoli, il giorno del closing, il 5 agosto, articoli sul Corriere della Sera, Repubblica, dicevo, dai corrispondenti a Pechino, dicevo, il governo cinese compra Milan, ma che la roba andasse a nascondere, il governo cinese compra Milan, ma che cazzo li mandano a Pechino a fare, ma chiudete quei giornali, ma sono tutti pazzi, capito? Diciamo che si sono fidati di fonti. Ma è stata una roba mediatica, Sì. In parte io non voglio dire chi l'ha gestita, per cui si è dovuto coprire tutto,
si doveva dire che lì era il genio della finanza e che tutta la finanza cinese era con lui, finché alla fine non mi sono rotti i coglioni e in due giorni sono arrivate tutte le smentite. Ma io quando incontro quello di CCB e gli dico: guarda Cocco, che si dice in Italia che tu stai garantendo l'Olimpico per il Milan, ma quello con un po' mi sviene in braccio. Senta, voglio dire, cazzo, ma quella è una roba all'italiana, quella è una roba da Totò, da film di Totò. Ecco, prego, è lui vuole chiedere una cosa. No, chiedo una cosa. Scriveva Bloomberg, scriveva Reuters, e tutti, capito? La perfida Albione, guai, non è vero. Ma sono cretini, ma erano i tifosi del Milan che mi offendevano, che avevo messo sul profilo di Facebook Warong. Sì, sì, ho visto. Ma questa era, ma ragazzi, ma cazzo, ma qui c'è stata una spinta mediatica a mille. Ma poi dove pensavo ad arrivare sti cretini, capito? Io a un certo punto ho messo, ma tanto sapevo che andava a finire più o meno così. Ruglio, mi scusi, perché secondo lei Fininvest ha dato tutto questo credito sia alla cordata sia alla spinta mediatica della quale ha appena parlato? Beh, in parte secondo me Fininvest non escluderei che potesse averci messo la zappino. Poi sai, o Fininvest di Asia non ha mai capito un cazzo, di Asia. Il Fininvest, no, beh, Fininvest aprì un canale televisivo satellitare in Cina con una copertura di 350 milioni di persone che ha fatto un botto della Madonna. Non so se questo lo sa nessuno, ma fece un botto, approvò aprire un canale in Cina. Questo c'è nelle cronache, lo potevano trovare, inconfessabile, sì, no? Sì. Non dico niente di nuovo. Poi è andata a beccare B, era in Thailandia, cazzo, ma un minimo di indagine. E ma questo che ci ha stupiti. Ma fatti una telefonata, io per capire chi era B ho fatto due telefonate. Sì, io non è che, a me non me ne frega, io sono sempre entrato in queste cose, perché la gente mi chiamava, capito? Ecco, ma io facevo due telefonate, poi dicevo, poi c'era Lino Milan, certo, Lino mi chiedeva a Parlamento la mattina, mi chiedeva, mi parli del Milan, allora io facevo due chiamate, poi dicevo quello che sentivo, ma anche Milan è stato, B è stata una cagata pazzesca. Per dire bene, prima canale satellitare, poi B, poi questo, ma sono due anni che non ne broccano una. E poi dico anche questi avvocati che ha preso, c'ha l'ufficio a Pechino, ma da Pechino non glielo dicono? Sì, ce lo siamo chiesti anche noi questo. Ce lo siamo chiesti anche noi. Ma sono gli stessi, anche quelli. Sono avvocati che hanno l'ufficio a Pechino, ma che cazzo fa la gente a Pechino? Il problema è che anche loro, pur di fatturare, sta patinando, capito? Tra l'altro, per curiosità, sono proprio gli stessi, gli avvocati di Mr. B e quelli di Hong Kong Lee sono poi nello stesso studio, curiosamente. No, ma sai, il problema è questo, gli avvocati di Hong Kong Lee probabilmente la prendono nel culo. Diciamo, che per me Hong Kong Lee non paga le fatture nessuno. Ma non solo loro. Ecco, perfetto. È un po' colorita come espressione. Però rende perfettamente l'idea, secondo sì, me. Cioè, fotografa la perfezione questi due anni, secondo me. No, ma sì, quelli della Fininvest fattureranno alla Fininvest, non so se la Fininvest si rifiuta di pagare le fatture. Ma secondo lei, le chiedo quest'ultima cosa, Forchielli, è possibile, ipotizzabile che prima o poi per il Milan ci sia una Suning cinese, cioè un'azienda semplice, vera, che produce, che compra e rilancia questo club? Perché l'Inter l'ha trovata e il Milan deve sempre avere dei finanzieri invece? Perché l'Inter si possa meglio. Non è per dunque, il prezzo? Allora B... B andò da Suning e Suning era molto interessata, solo che cazzo Suning disse: scusa, ma ho capito, compro io e tu che cazzo c'è? Cioè non ci metti una lira, e lo mandò a cagare, capito? Perché non si affida una squadra
a un thailandese perché la vada a rivendere dei clienti. Sì, in effetti. È come se uno, capito, affidasse il Bayer di Monaco a un albanese perché lo venga a vendere agli italiani. Lei lo compra il Bayer da un albanese? Beh, parlo direttamente nel caso, anche dall'inglese. Così gli hanno detto, guarda, togli dai coglioni, dopo è arrivata lì, a loro, loro hanno pensato costasse meno, secondo me poi dell'Inter ha trovato anche molto il rapporto di Moratti, con questa idea qui, quindi un rapporto più diretto, più esatto. Invece la fine è stata proprio, capito? Esatto. Bene. Formata Branca Leone. Io so che deve andarsi a confessare adesso in chiesa. Parolacce. Ma dai, beh, tagliate, sono in diretta, sono in diretta. Poi stasera le tagliamo, non si preoccupi. Porca troia. Mi volevo essere registrato, che mi volevate chiamare stanotte, allora dico. Vabbè. Sentiranno adesso. Porchelli, lei è molto simpatico, poi parla la colloquialità, sì. Diciamo che magari noi non l'abbiamo in diretta, lei non lo sapeva, noi non pensavamo che lo sapesse. Grazie, faccia buona serata. È stato molto molto utile. Chiaro. Grazie, buonasera, che abbia una chiarezza. Scusate, non era voluto, uno pensava di quindi inevitabilmente non pensavamo che poi mi scuso. D'altronde devo dire che era talmente tanto però interessante il contenuto di quello che diceva che ho tollerato, mi dispiace per chi era. Se qualcuno si è sentito urtato, anche se sono parole che spesso e volentieri si vedono nei film in prima serata o dei comici, ecco, però non posso, e quindi aspetta. Sono state in qualche modo sgolgarate, ma insomma rispettiamo la sensibilità di tutti, ci dispiace se è passato, non avevamo i bip pronti, diciamo, però caspita, molto interessante. Un attimo di energia, arriviamo, grazie.